Buongiorno, è l'Annunzio Vobis 22 giugno 2021. Ecco, stamattina parliamo Napoli e il Palazzo, le elezioni comunali che si terranno a ottobre 2021. Come redazione per Sempre News, in questa rubrica dell'Annunzio Vobis, nei 10 minuti, illustreremo, per quanto concerne la situazione, delle candidature. Al momento sappiamo che le candidature per quanto concerne l'elezione al sindaco di Napoli sono di Gaetano Manfredi, che è la coalizione del PD Movimento 5 Stelle, poi c'è la Clemente, che per quanto riguarda il DEMA, ex DEMA, come gruppi eccetera, poi c'è Sergio D'Angelo che è per la sinistra, poi c'è Antonio Bassolino che ha trovato anche come alleato di Calenda per Azione, quindi appoggerà a Napoli Bassolino, e poi c'è Maresca che parla di diciamo posizione civica, e c'è la polemica per quanto concerne la situazione delle liste allegate, perché il centrodestra Fratelli d'Italia chiaramente non vuole perdere la propria identità. Forza Italia e Lega forse sono verso una situazione di conversione alla quanto possa dire Maresca, però al momento è ancora in questa determinata fase, quindi si parla di civico, Maresca parla di civico. Chiaramente parlare di civico è quello di, diciamo così, di inglobare un po' tutte le aree, tutti i pensieri per quanto riguarda la parte più intellettuale, e quindi chiaramente chiedere un voto alla città. Per quanto riguarda Manfredi è la posizione molto più per i partiti. Quindi il PD, che non è in una fase brillante per quanto riguarda Napoli, mentre il Movimento 5 Stelle per quanto concerne la situazione di Napoli è, diciamo, in controtendenza ai sondaggi nazionali, resta ancora, diciamo, come primo partito, anche perché sappiamo benissimo che qui c'è il famoso reddito di cittadinanza. Cioè siamo con i 5 Stelle alla questione di cui c'era un sindaco fattivo, perché qua siamo nella piazza che lui fece costruire, che era Lauro, e tutti quanti hanno sempre detto il famoso discorso della mezza scarpa, la metà scarpa, una scarpa prima e poi dopo le elezioni. I 5 Stelle, per quanto concerne il reddito di cittadinanza di questa città ampiamente improduttiva, e che in queste delle scelte manifesta sempre di più e fa capire a noi dell'informazione che Napoli non è mai stata né fascista, né antifascista, né monarchica, né repubblicana, né di destra né di sinistra, bensì è stata sempre a vantaggio di coloro i quali hanno dato qualcosa per la gente. In questo caso, con il reddito di cittadinanza si sono comprati maggiormente la gran parte della città di Napoli, di cui all'interno di questo reddito di cittadinanza lo prendono anche i soggetti della malavita organizzata. Le abbiamo visti nelle inchieste, abbiamo seguito anche gli interventi della Guardia di Finanza eccetera. Questo per quanto concerne il Movimento 5 Stelle, che è una forza che può dare una spinta maggiore a Manfredi, perché penso che questo si presenterà come programma elettorale. Bassolino è il vecchio che ritorna di nuovo in scena per trovare un posto a sole e decidere per determinate situazioni, che entrerà in consiglio comunale, di cui già ha disamministrato questa città. Quindi è un ritorno di nuovo, si ripresenta, quindi i nostalgici avranno un peso contrattuale in un eventuale ballottaggio. La Clemente è inutile parlarne, perché nella posizione che la Giunta De Magistris sappiamo benissimo quello che ha combinato a Napoli, quindi possiamo dire una grande disamministrazione. La rivoluzione non c'è stata, e ogni qualvolta che parlano, parlano sempre della famosa identità, noi napoletani eccetera, mentre l'identità che hanno loro, diciamo, la possiamo identificare in quella del cosiddetto folklore negativo, mentre l'arte, la civiltà, la tradizione, per altro, diciamo così, la Clemente possa rappresentare non il popolo, ma le movenze alla Rita De Crescenzo, nel senso che balla per la città questa, diciamo,
sotto gli effetti di questa musica ad alto volume e vicolenze più che altro, ma non è una tradizione della cultura. Poi la Clemente ha governato insieme a De Magistris e i risultati non è che sono stati tanti. Sappiamo benissimo la città in che posizione versa. E poi c'è Sergio D'Angelo, che più che altro deve dimostrare con la sua Agesco di avere un potere contrattuale, perché sappiamo benissimo l'impresa del terzo settore e gli interessi che ci sono sotto. E Maresca, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda la posizione al 5. Certamente Maresca si doveva giocare tutto al ballottaggio, sperando di trovare, di prendere dalla fascia, diciamo così, degli elettori della prima tornata di quelle altre delle liste, ma penso che sia molto difficile. Noi come redazione Per Sempre News, in questo caso chi vi parla, Nunzio Vitolo, per me come opinionista pubblicista e che faccio un'informazione popolare, al momento posso dire che la vittoria in questa città diciamo è appannaggio proprio della sinistra, perché se quattro liste di candidati in sondaggio della sinistra, che sono tutti di sinistra, hanno circa il 65%, quindi in una fase di sondaggio, poi certamente ci saranno gli elettori che andranno a votare, vedremo l'astensione o meno, certamente non c'è competizione in questa città per il cambio diciamo così, di guardia di colore, possiamo meglio identificare la posizione, diciamo, della amministrazione uscente, quella De Magistris. Quindi noi diamo soltanto un augurio ai candidati di cercare di parlare di programmi più che altro e mettere in campo delle idee, perché Napoli con il turismo, una sana pubblica amministrazione che garantisce bene i servizi, per quanto riguarda i trasporti e per diciamo così mettere la gente a lavorare, ecco, per capire e parlare di lavoro, cercare di intervenire su questo reddito di cittadinanza e chi è bravo di parlare di un ritorno ad una legge 285/1976 e poi intervenire sull'immigrazione no business, che sia un'immigrazione per integrazione e non una immigrazione da accampamento. Questo è il servizio come redazione Per Sempre News. Da parte nostra facciamo tanti auguri ai candidati e al momento possiamo dire, esprimere delle opinioni sulla base dei sondaggi che abbiamo letto e attraverso una nostra modesta opinione di dire che a Napoli forse, se i dati sono questi, per il proseguo nulla potrà cambiare. Buona giornata.